Ultimamente vedo spesso online dei video di persone che ti insegnano come raggiungere i tuoi obiettivi professionali, come raggiungere 160.000 euro di fatturato e anche di più in soli 30 giorni. Così ho deciso di raccontarti anche io una piccola storia di successo personale e non solo. Lo so, forse sarà meno entusiasmante, ma ti renderai conto che è molto più vero. In realtà è una storia che è cominciata più di 50 anni fa, quando mio nonno decise di acquistare il terreno nel quale costruire la propria casa. E così fece, appunto costruendo la casa dove i miei nonni hanno sempre vissuto e nella quale anche io sono cresciuto. Purtroppo nel giro di soli 2 anni, tra il 2012 e il 2014, i miei nonni ci hanno lasciato entrambi, ma hanno lasciato anche in eredità la casa dove hanno sempre vissuto, di cui mio padre ha ereditato una parte. Oltre 4 anni fa abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione. Il concetto, diciamo, di ristrutturazione poi nel tempo ha subito un po' di modifiche perché, come vedete dalle immagini che vi sto mostrando in questo momento, la casa è stata quasi totalmente buttata giù per essere rifatta da zero, a eccezione ovviamente delle mura perimetrali. Tutto il resto all'interno è stato completamente modificato. Io all'epoca non avevo, diciamo, dei soldi da parte da destinare appunto a questi lavori, così l'unica cosa che feci in quel momento era quella di appunto dare una mano nei lavori dove è possibile, non essendo proprio del mestiere. Però nel tempo ho capito una cosa, che gli obiettivi non c'è nessuno che viene a insegnarti come raggiungere dall'oggi al domani dei risultati grandiosi senza alcun tipo di sacrificio, senza sforzi. Ho imparato dai miei genitori, dai miei nonni, che i risultati sì, si possono ottenere, ma è necessario davvero compiere dei sacrifici e fare delle scelte. Così negli ultimi 3 anni in cui ho lavorato ho scelto autonomamente di mettere da parte il più possibile, consapevole che quei risparmi un giorno o l'altro mi sarebbero serviti per portare a termine un grande progetto di un valore davvero molto più grande di quello che probabilmente ti raccontano su Facebook. Oggi posso dire finalmente che questo progetto è stato portato a termine anche grazie al mio aiuto e mi piacerebbe tanto mostrarvelo. Inoltre, cari nonni, se lassù c'è linea, volevo dirvi che in casa vostra adesso ci sono 2 nuovi inquilini. Poi per l'affitto, vabbè dai, per l'affitto ci metteremo d'accordo.